Massimino di Catania. Arriva la Virtus Francavilla per sfidare i padroni di casa rossazzurri in quella che è oggi anche la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Catania che viene dalla bella qualificazione ottenuta ai calci di rigore contro il Crotone in Coppa Italia Serie C. Virtus Francavilla con il neo tecnico Occhiuzzi alla prima trasferta, che nella prima partita ha vinto 2-0 contro il Brindisi. È una partita che però ha un tema principale, cioè il Catania che attacca e la Virtus Francavilla che prova a ripartire. Inizia il match e la prima occasione è proprio per i padroni di casa, e arriva dal cross di Bua e il colpo di testa di Marsura che trova la pronta risposta di Forte a dire di no al primo gol in stagione del numero 77, questo Cristiano Lucarelli. In precedenza abbiamo visto Occhiuzzi, ancora il Catania, Chiricò su calcio di punizione, il colpo di testa di Bua che ha provato a replicare il gol con la Turris ma non è riuscito a trovare la porta. Ancora il numero 32 con un cross che Castellini non riesce ad impattare e Forte para in qualche modo. Poi al 22esimo, su una palla vacante, arriva Artistico che gestisce molto bene, vince il rimpallo su Curado, si apre la palla sul destro e batte Peters per l'1-0 della squadra ospite. È il sesto gol nella stagione di Gabriele Artistico, che porta dunque a sorpresa in vantaggio la Virtus Francavilla. La reazione della Catania con l'ottima giocata di Michele Rocca, l'ex Novara poi va dietro a servire Chiricò che prova da fuori col mancino, palla che però non si abbassa a sufficienza. Ancora Catania con Marsura che calcia un tiro debole parato centralmente e facilmente da Francesco Forte, quello del numero 77. Questi tifosi del Catania quasi in 20.000. Nella ripresa la punizione di Castellini, passa parata ancora una volta da Forte, poi quella di Chiricò, il colpo di testa è dell'argentino Curado e il colpo di reni di Forte in corner. Addirittura 11 saranno in tutta la partita i corner per il Catania, che però non riesce a sfruttarli. Qui la palla buona per Marsura, anche lui non riesce a sfruttare l'occasione, solo davanti a Forte, si allunga la sfera in estirata, non c'entra la porta. Poi entra Bocic e dopo un minuto mette questa palla per De Luca che calcia e calcia. È entrato anche lui dalla panchina, secondo gol consecutivo dopo quello al Crotone in Coppa, il secondo gol consecutivo al Cipari, lui che l'anno scorso aveva segnato 7 gol in Serie D, tutti fuori casa. Fa esplodere il Massimino di Catania con l'aggancio e col mancino precisissimo all'angolino. Catania che vuole vincerla ancora. Bocic al cross, secondo palo Chiricò e la paratona di Forte, ancora una volta dire di no al numero 32. Poi l'ultima occasione vicino al 90esimo, il colpo di testa di Chiarella entrato un minuto e mezzo prima sul bel cross di Quaini, ma finisce 1-1 tra Catania e Virtus Francavilla.